Oggi parleremo della difesa contro due avversari. Stai attento, in un sacco mi hanno chiesto questo argomento. Sei pronto? Iniziamo! Sono Eugenio Credidio e ti do il bentornato sul canale di Urban Budo, il primo blog dedicato interamente alla didattica della difesa personale. Oggi cercheremo di analizzare un pochino quello che è la difesa contro due avversari, un argomento che un sacco di persone, un sacco probabilmente di colleghi su internet mi hanno chiesto di trattare. Questo perché purtroppo l'aggressione da parte di un gruppo, l'aggressione da parte di avversari multipli in strada è sempre più frequente e non è facile trattarla. Generalmente, quando si parla di difesa contro più avversari, si fa questo. Questo tipo di lavoro, però, non è realmente un lavoro per la difesa contro due avversari, ma non è nient'altro che lo studio tecnico di una sequenza, di una tecnica, chiamala come vuoi, fatta con un avversario e sequenzialmente fatta subito dopo con un altro avversario. Perché? Perché mentre io mi difendo dal primo aggressore, l'altro sta lì, tranquillo, in un angolo e aspetta il suo turno. E, come ben sai, in un'aggressione in strada non succede così. Purtroppo, se ci dovessimo trovare, o se i tuoi allievi si dovessero trovare, a fronteggiare due avversari o più avversari, questi cercherebbero di sfruttare la forza del loro numero per aggredire assieme la propria vittima. E questo complica moltissimo le cose. Per essere in grado di difenderti o per permettere ai tuoi allievi di difendersi da più avversari, bisogna lavorare diverse abilità. Abilità tattico-strategiche, abilità di movimento e abilità tecniche. E anche nel caso in cui tu le lavorassi tutte e le lavorassi molto bene o le facessi lavorare molto bene, anche in questo caso qua, ripeto, non è detto che tu sia in grado o che un tuo allievo sia in grado di gestire un'aggressione così violenta, così efferata e così complicata, in quanto, come dicevamo all'inizio, nel momento in cui cerco di difendermi dal primo aggressore, il secondo sicuramente interverrà dandogli man forte. Detto questo, vediamo comunque cosa possiamo provare a fare. Iniziando però dall'ABC, vediamo proprio delle cose essenziali, quindi iniziando a capire come muoverci e come mantenere le distanze nel caso in cui noi dovessimo fronteggiare due persone assieme. La prima cosa da considerare quando cerchiamo di allenarci o di allenare i nostri allievi per la difesa contro due avversari è quella di mantenere sempre una distanza di sicurezza adeguata, in maniera tale da cercare sempre di avere una via di fuga, perché il loro obiettivo sarà quello possibilmente di fare, come dico io, il sandwich, quindi di porsi uno davanti e uno dietro me, e in questo caso difendermi diventa ancora più complicato, perché è vero che io posso lavorare con il PO frontale, ma è anche vero che mentre io lavoro con lui do totalmente le spalle all'avversario che mi sta dietro. E un colpo forte alla nuca piuttosto che alla schiena, come ben sai, può essere molto pericoloso e portarti al KO. Quindi il mio obiettivo deve essere sempre quello di cercare di mettere i miei avversari, diciamo, in una posizione a triangolo, per cui mettermi frontale e cercare di poterli controllare quantomeno visivamente entrambi, in maniera tale che se qualcuno dei due prova a avvicinarsi io posso lavorare con uno ma controllare anche l'altro, oppure cercare, sfruttando i movimenti, e questo secondo me è molto complesso, di metterli a filotto, per cui cercare magari di lavorare con lui e intanto che lavoro con lui cercare di posizionarmi in maniera tale da poter poi avere lui in mezzo fra me e il suo compagno, in maniera tale che lui abbia difficoltà a lavorare. Una volta che avrei allenato o fatto allenare questi aspetti, l'unico modo per capire se realmente il tuo allievo o tu in primis sarai in grado di gestire questa situazione è quello di provarla in una simulazione. Per farti capire meglio quello che intendo, vorrei condividere con te un esercizio che ho registrato qualche anno fa con due miei allievi, Simone e Alessandro. In questo esercizio io mi trovo di fronte a due avversari non collaborativi. È un esercizio di prova, non è un'intensità particolarmente alta, ma ti dà un'idea di quello che può accadere quando due persone assieme ti attaccano e cercano di lavorare assieme per crearti dei danni. Via! Hai
Hai visto il caos che si va a creare? Hai visto quanti colpi ho ricevuto? È quindi molto importante, quando si parla di difesa contro più aggressori, avere ben in mente quale sia la realtà dello scenario, in maniera tale da non vendere del fumo ai tuoi studenti. Bene, anche per il video di oggi abbiamo finito. Come al solito io ti ringrazio per l'attenzione e per la pazienza e mi auguro veramente che tu abbia trovato delle informazioni e degli spunti utili che tu possa prendere e riportare nelle tue lezioni in palestra. Ringrazio come al solito tutto il mio team, Simone, Marco, Valeria e Francesca, che mi danno una mano nel registrare questi video senza i quali non sarebbe assolutamente possibile farlo. Se il video ti è piaciuto ti ricordo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici. E mi farebbe molto piacere leggere dei tuoi commenti, leggere le tue osservazioni e come al solito ti ricordo che anche le critiche sono ben accette a patto che siano costruttive. Non ti dimenticare di iscriverti al nostro canale, così verrai aggiornato non appena pubblicheremo qualcosa di nuovo. E ti ricordo che se vuoi approfondire quelli che sono i temi della didattica o della metodica dell'insegnamento della difesa personale, beh, vai sul nostro sito www.urbanbudo.it. Lì troverai un sacco di articoli, podcast e video proprio di approfondimento su queste tematiche qua. E inoltre non ti dimenticare, se non l'hai ancora fatto, che cliccando sul link qui sotto potrai scaricare il mio ebook gratuito riguardo i 12 errori che il 90% degli istruttori commette nel momento in cui insegna difesa personale. Per oggi è tutto, ti ringrazio ancora una volta dell'attenzione e ti aspetto sempre qua, sul canale di Urban Budo, il primo blog dedicato interamente alla didattica della difesa personale. Alla prossima, ciao!